Bene, ci sollecitano. Allora, buonasera. Buonasera. L'applauso è soprattutto per Rino Capolicchio. Scusa, ti facciamo alzare un momento, allora, dai. Visto che siete, oltretutto avete seguito la retrospettiva, ma soprattutto questo bellissimo pomeriggio, e sarete pronti anche a finire la serata in bellezza. Allora, cominciamo da Gianni Minà, che è vicino a me, Vincenzo Vita, che è un singolare, una singolare partecipazione questa sera, perché non è nel ruolo del politico ma del grande appassionato di cinema. Poi c'è Fabrizio Corallo, che sono certa che parlerà di Lino in una chiave. Risi, ho lasciato per ultimi, come dire, una coppia di cui cito Antonio, perché, come dire, l'altra metà della coppia, così li ho definiti, ma soprattutto Pupi Avati, a cui Lino è stato legato moltissimo e che ha attraversato veramente, no, un po' di storia anche, avete condiviso molto, sono stata anche testimone di una parte, quindi sì, questo mi emoziona doppiamente. E poi c'è una partecipazione straordinaria, ma davvero straordinaria, perché, come dicono in certi casi, abbiamo anche un premio Oscar, ma noi abbiamo Vittorio Storaro, che si è messo in una nicchia lì di lato, ma lo vogliamo non in prima fila, lo vogliamo qui. No, vieni, dai Vittorio. No, al momento giusto, va bene. Anche se io ho fatto proprio al contrario, perché insomma è ovvio che Pupi doveva essere citato alla fine, invece comincerei proprio da lui, perché non fosse altro per questa lunga storia di amicizia, ma anche direi di una passione condivisa, insomma è stata anche una bella storia di formazione, forse, no, questo incontro. Ed è un rapporto che è rimasto, tant'è vero che poi siamo arrivati anche a una sconfinata giovinezza, quindi insomma c'è stato un punto di passaggio che continuerà, mi auguro, con altre esperienze, però insomma è stata una bellissima non parentesi, ma proprio un'ascesa importante anche nella qualità dei vostri rapporti. Devo dire che venendo qua in taxi con mio fratello ero molto trepidante. Io sono abituato a venire al cinema Trevi, che è programmato da un mio amico fraterno che si chiama Luca Pallanc, e trovare sempre la sala vuota, quindi ero convinto stasera di non trovare nessuno, e dicevo: io Capolicchio e la De Ricolli, cosa ci diciamo, a chi diciamo le nostre cose? Per il cinema Trevi questo è un successo che non ve lo potete immaginare. E poi c'è un'altra cosa che mi piace moltissimo, è guardare da questo punto di vista questa platea, perché è fatta da un'infinità di persone che conosco personalmente ma che non riconosco più, perché sono, molte di queste persone non le vedo un po' di anni, e reciprocamente siamo leggermente mutati. Anche te, io ti saluto, ti sorrido, so che ci conosciamo, ma non mi ricordo più, tu non ti ricordi più, no, tu adesso lo sai perché l'ha detto lei, ma perché sennò anche tu avresti stentato a dire, ma avresti preso come successo. È successo di recente, io vado a messa molto spesso, lo dico sempre, non mi vergogno, non mi imbarazza, mi è successo di recente, faccio anche la comunione, sapete cos'è? Sì. Allora mi metto in fila per fare la comunione, c'era un signore un po' grassottello che mi guardava e mi si è inginocchiato di fianco vicino, e mi sentivo osservato, ed ero, devo dire che anche andare a messa e prepararsi la comunione ed essere osservato per uno dello spettacolo fa bene, ti lusinga, ti piace essere guardato. E dicevo: cazzo, mi ha riconosciuto, meno male, c'è ancora qualcuno che mi riconosce. E mi sentivo seguito dal suo sguardo, mi alzo, vado a fare la comunione, me lo sento dietro, fa la comunione anche lui dietro di me. Poi sapete, forse non lo sapete, ma dopo la comunione si torna al banco, ci si inginocchia, si rimane un po' di raccoglimento. Io un attimo lo scorro e guardo, lui si è inginocchiato di fianco a me, anche lui in raccoglimento di fianco a me, e da sotto la sua mano mi dice: che emozione far la comunione con Tinto Brass. Questa è stata, no, questo per dire come il tempo ci... Sì, soprattutto perché era un vero scoop in quel caso. Fa sì che ognuno di noi abbia una fisionomia che c'è familiare. Io entrando ho visto un sacco di sorrisi, un sacco di gente che so di conoscere, con la quale magari ho fatto pure dei film, ho diviso, no, Storia d'amore non credo, ma insomma ho fatto delle cose. E però, cacchio, faccio molta fatica, però, a dare, guarda, tutto il nome. Tutto sommato si è parlato tanto, dicevamo, tanto amati in questi giorni, la mitica scena in cui c'è Fellini e dice: grazie signor Rossellini, sì, no, Fontana di Trevi, esatto, qui vicino. Quella lì, che bello averla incontrata, è un po' andiamo così. Andiamo a Capolicchio che merita, ho già detto questo ed altro, perché Capolicchio è stato il primo attore, credo, nella nostra
la filmografia. Noi avevamo già fatto un film con, in realtà avevamo già fatto un film con lo Star System, con Tognazzi Villaggio, prima di incontrare Lino. Però Lino, ai tempi in cui io immaginai di potergli proporre questo film così economico, così essenziale, che doveva riparare un problema gravissimo che avevamo avuto di carattere penale, perché noi avevamo fatto un film, dopo il film con Tognazzi Villaggio avevamo fatto video al titolo Bordella, che era stato denunciato per oscenità, e l'avvocato Pariello di Latina ci disse: fatelo uscire prima Latina, così se dovessimo avere dei problemi il tribunale è quello di Latina, io conosco tutti. Allora l'avvocato Pariello dice: ci processano. Dopo un'uscita al cinema Rivoli clamorosa, con tutta la strada piena di gente, fu una serata veramente, noi pensavamo finalmente di aver fatto bingo. La mattina dopo ci troviamo col film sequestrato. Hanno sequestrato la copia, tu hai vissuto queste vicende, lo sai come va. E quindi disperati, ma l'avvocato Pariello ci sta qui, non c'è problema, siamo usciti a Latina. A Latina ci fanno il processo, come si dice quando fanno il processo in fretta? Direttissima, per oscenità, andiamo io, Antonio, Costanzo, Proietti, De Sica, tutti in macchina, su una carovana di macchine, i Nervini, e Pariello ha riempito il bagagliaio di bottiglie di champagne, perché alla fine della sentenza brinderemo, festeggeremo, il film riesce e avrà un successo pazzesco. Siamo tutti condannati. Pariello non si fa più vedere, naturalmente, quel suo champagne sparisce. E nel ritorno da Latina, sulla mia Mini, io, Antonio e Gianni Minervini, decidiamo di fondare una piccola società, la più piccola del mondo, e di fare il film più economico del mondo. Io avevamo scritto questo soggetto, questa storia che si chiamava La casa e le finestre che ridono, e l'avevamo, e siamo andati dal presidente dell'Euro International, che si chiamava Cesare Lanza, e gli abbiamo detto: quant'è il costo di un film, il più basso che lei paga, che lei investe, insomma, sugli investimenti di quest'anno? E lui mi disse, ci disse: sono i 170, siamo nel 1976, 170 milioni di lire. Noi abbiamo detto: noi te lo facciamo per 150 milioni questo film. E lui disse: va bene, facciamolo. E chi avete? E io mi permisi di dire: credo che abbiamo due grandi attori, perché io avevo un'amicizia profonda, credevo, mi illudevo, con Mariangela Melato, che aveva debuttato con me, aveva fatto il suo primo film con me, e poi sapevo di poter arrivare a Lino Capolicchio, che era una star. E quindi con una coppia Capolicchio e Melato avremmo realizzato un film con un cast allora veramente forte, un piccolissimo film con una storia molto forte, chi ha visto il film lo sa, e con un cast molto molto forte. E riusciamo a fare questo piccolo film. E ci divertiamo, e Capolicchio vi racconterà perché ha fatto il film, non ve lo racconto io, solo che Mariangela non viene, non la trovo più da nessuna parte. A un certo punto Mariangela faceva, lo chiameremo Andrea, era diventata nel frattempo una star, e faceva un film con la regia di De Sica, con Mastroianni, il titolo era Lo chiameremo Andrea. Manfredi. Scopro che è alla DER, Lo chiameremo Andrea. Lo scopro che lo fanno, è alla DER, vado a spiare alla DER, entro, li vedo, intravedo De Sica, intravedo la Melato, intravedo Manfredi, la vedo uscire con tutto il codazzo, parrucchiere, truccatori, ma verso, e io la seguo, salgo dove c'erano questa balaustra, c'erano i camerini, così, busso alla porta del suo camerino, mi appare Basile, che era il suo agente, e vedo lei nello specchio qua. La gente qua mi si apre la porta e lui mi dice: lei la deve smettere di rompere i coglioni la signora Melato. Siamo rimasti senza attrice, e allora prendemmo, rimediamo un'attrice che aveva fatto una piccolissima cosa con Lina Vermulle, che era poi Francesca Marciano, e il film ebbe la fortuna che ha avuto La casa e finestre che ridono. Poi da lì è nato una sorta di successione di titoli, che ha avuto il momento probabilmente di maggiore soddisfazione e successo in una serie televisiva in tre puntate che si chiamava Just Band.
che fu nel 78 in coincidenza col caso Moro, quindi nel momento di maggiore distacco generazionale in cui era difficilissimo vedere i ragazzi, parlare con i giovani, gli adulti si trinceravano, era veramente un momento molto complicato della storia del nostro paese, Brigate Rosse, tutto quanto, sullo schermo, sul teleschermo delle case italiane arrivavano questi ragazzotti carini che vivevano in casa col nonno, la mamma e volevano diventare Benny Goodman e Louis Armstrong. Fece un ascolto incredibile e la cosa fantastica, lì non lo ricordo bene, fu che noi piacemmo tantissimo, noi raccontavamo una storia di giovani degli anni 50, di 25 anni prima, e piacque tantissimo ai giovani di allora, ai ragazzi di allora, ai ragazzini di allora. È sicuramente l'attore col quale io, assieme a Gianni Cavina forse, col quale ho lavorato di più, ma è soprattutto l'attore che mi ha impersonato, perché, e chiudo, perché mia madre da un certo punto ha cominciato a pensare che lui fosse suo figlio, preferendolo a me, anche per un fatto estetico, forse intellettuale no, ma estetico di sicuramente sì. Vabbè, lui è diventato me in tutti i sensi, grazie. Invece di qua c'è Gianni Minà, che è venuto anche molto preparato e che, essendo un grande appassionato di cinema importante, quello anche, no? Io sono curioso di tutto. Sì, ma poi tu sei trasporto e cinema, lui ti ha dato delle grandi soddisfazioni. Allora, mi vuoi dire come vi siete incontrati? E poi c'è un progetto, credo, che è quello che poi hanno visto oggi, no? Pugili, che forse è esattamente il titolo sul quale immagino che tu possa dire qualcosa di Lino, perché è stato un suo debutto. Lino dice che io gli porto fortuna e devo dire anche lui la porta a me. Lino è una persona timida, severa, riservata, una persona a cui tu non diresti dobbiamo essere amici, perché è antipatico spesso lui, e invece è uno con un cuore da pugile. E ci siamo seguiti e ci siamo palleggiati momenti di successo con momenti di difficoltà per mezzo secolo, insomma, per quasi mezzo secolo, e ci fa ridere parlare fra di noi. Come lui mi chiama al telefono, per me è una gioia, perché dice stronzate come dico io, no? E questo è grande in una persona. Noi siamo due stronzoni e lui, lo dico sempre. Lino è una persona che sa stare al mondo, però io so che 40 anni dopo la gente ricorda il giardino dei Finzi Contini con un'intensità per il viso di, c'è scritto pure nelle sue note, nell'interpretazione di questo film, che poteva aver vinto anche lui l'Oscar, non solamente l'Oscar per il miglior film straniero come Finzi Contini ha avuto. Lino ha fatto tutto quello che nel mondo dello spettacolo chi ha qualità può fare. Forse non ha fatto il direttore di fotografia, perché sfidare Storaro era troppo, ma se voi leggete il suo curriculum, tu dici, ma come ha fatto? Quando l'ha fatto? Quanto tempo ci ha messo? Ma come? E lui ha fatto tutto questo, ha fatto film con De Sica, Avati, ha fatto teatro con Strehler, con Ronconi, ha fatto la televisione, gli sceneggiati che hanno fermato il paese. In questa voglia di dire sempre sì, anche quando l'impresa, ecco, l'impresa mancava la Melato, ma anche quando l'impresa si presenta impossibile, lui ti dice sì, non gli importa che non è all'altezza del momento di successo che lui ha in quel momento. Cioè, non gli importa niente. Abbiamo una passione comune, che è la box. Lui ha scritto la più bella sceneggiatura che io abbia letto sulla box, e ovviamente in un paese come il nostro non ha trovato chi lo aiutasse a fare il film. Però una sceneggiatura come quella è una sceneggiatura che sa entrare dentro la carne di chi sale su un ring e raccontarti che cosa c'è in quei pezzi di carne che rappresentano un pugile.
Lui avrebbe voluto che io collaborassi a questa sceneggiatura, perché tutta la vita ho inseguito Muhammad Ali in mezzo mondo, i grandi match italiani, Benvenuti, Mazzinghi. Siamo sempre stati lì per lì, per dire stavolta c'è qualcuno che fa delle proposte serie, vero Lino, adesso lo faremo questo film. Non ci siamo riusciti, ma non perché il film non era bello, giuro, mi levo io, quello che il contributo di Capolicchio a questa sceneggiatura è un contributo da grande premio. Si vede che lui vedeva in questa storia una storia di qualcosa che parla dei reietti, che parla degli sconfitti che si rifanno alla fine sempre, non si fanno sconfiggere dalla vita. Perfino una persona che non ha i modi di essere miei, per esempio la Cannonero, la tua grande fan, c'è questa ha vinto credo 3 Oscar per scenografia, è una delle più premiate nel settore costumi. Lei ha letto questo libro, giuro, è quasi svenuta. E però io sono sicuro che prima che diventiamo troppo vecchi tu mi verrai a casa, come hai fatto già tante volte, dice bene, mettiamoci qui, bisogna fare questo film. Io sono orgoglioso che in Italia ci siano delle persone come Lino. Ho detto prima l'elenco dei registi con cui ha lavorato, potrei fare l'elenco anche dei ruoli che ha interpretato, l'elenco di cosa ha fatto quando era maestro all'Accademia d'Arte Drammatica. Cioè ogni volta che lui si è messo in qualcosa è arrivato in cima, ma il mondo che decreta il successo delle persone ha messo con sofferenza che lì c'era uno con un cervello validissimo. Se la gente non sente che palpita con lui, lui fa l'antipatico e questa gente la elimina. Poi anche questa amicizia con Pupi, un'amicizia così lunga è un dono del Signore. Voglio infine dire che ringrazio chi mi ha invitato per tessere le lodi di Lino, perché era tanti anni che non incontravo Vittorio Storaro e io ho il piacere, l'onore di aver fatto un'intera puntata di Blitz quando facevo la domenica pomeriggio con Storaro, cioè quella era la televisione che facevamo la domenica pomeriggio noi. Cioè raccontiamo il grande cinema attraverso il direttore di fotografia. Permetti un inciso, perché l'ho rivista di recente, io sono per una passione, io non guardo la televisione, guardo YouTube, che mi piace molto di più della televisione, e ho visto di recente una tua puntata una domenica pomeriggio fra due set, fra quello di Sergio Leone, c'era un'altra in America e Federico Fellini, era una puntata clamorosa. C'era Bob De Niro che è venuto alle 7 del mattino a truccarsi come se fosse per il finale di C'era una volta in America. Alle 7 del mattino era Cinecittà, abbiamo dovuto parlare col produttore americano che desse il permesso, per chi paga questo extra time che voi ci fate la trasmissione televisiva. E beh, noi credo tutta la generazione ha pensato che così si fa la comunicazione, lo spettacolo, così, se non lo fai così mi stai prendendo per il culo. Anche quelli che fanno finta di fare la televisione. Per cui ricordarsi che c'è stato Capolicchio, protagonista dei Finzi Contini, c'è stato Pupi Avati che ha fatto 20 film di cui almeno la metà erano più che degni. Dico bene. Guarda che ne ho fatti 46, più, 47, eh? Tu doveri. Pensate a noi ragazzi di quella generazione, c'è uno di noi che fa il direttore di fotografia ad Apocalypse Now. Capite che abbiamo capito che avevamo vissuto i più bei 10 anni, 20 anni della vita di un uomo. Noi abbiamo vissuto la miglior musica, il miglior cinema, il miglior sport, la miglior letteratura. Abbiamo avuto una fortuna tremenda noi, la nostra generazione. Noi ci siamo conosciuti nel 1971. Un film di Fabio Carpi. Giravo un piccolissimo film con Fabio Carpi alla regia, una storia molto bella di un conflitto generazionale tra padre e figlio molto particolari tra loro, che scoprono su una spiaggia un giorno una ragazza,
ragazza molto bella, era Mipsy Farmer, che era, parlava una lingua diversa, non la capivano, cercavano in qualche modo di comunicare con loro, fino a che un giorno, Fabio, dalla sceneggiatura, mi parlava e poi arriverà veramente il vero personaggio che conosce lei, che appartiene allo stesso tipo di posto in cui viene, molto mitico, molto, vedrai, sarà una specie di apparizione, dovrebbe essere Vittorio, dovremmo fare qualsiasi cosa per poterlo fare, eccetera, e un giorno arriva Lino. E la prima scena, è, se la ricordo bene, è lui che esce dalle acque, non come Afrodite, ma come veramente una divinità greca, comunque era bellissimo. Poi inizia questo, diciamo anche tragedia, poi in cui va a finire la storia tra questi due personaggi, padre e figlio, che diventano gelosi ovviamente di lui, eccetera, eccetera. Ci conosciamo, facciamo amicizia, lo invito, io avevo una piccola casa lì a Sabaudia, che ho ancora, e molte volte l'ho invitato a qualche proiezione che io amavo fare sul mio terrazzo, delle diapositive che facevo durante i film. In genere d'inverno che giravo un film, d'estate li mettevo insieme, mia figlia metteva della musica per il divertimento, per avere una cosa, e poi chiamavo degli amici per vederle, e abbiamo visto tanti film in diapositive, che io spiegavo la storia, eccetera. E i miei figli si meravigliavano quando parlavo di Lino come l'avevo conosciuto io, per cui veniva invece molto contrito, d'estate faceva un caldo infernale, c'aveva forse il cappotto, si sedeva molto, mangiava soltanto una minestrina calda, e la mela doveva essere una mela cotta, l'acqua era un'acqua liscia calda. E io lo guardavo e dico, ma andiamo in spiaggia, no? Ma no, non ci andiamo in spiaggia, ma dai, almeno prendiamo un po' d'aria, eccetera. Mi arriva tutto vestito con i calzini sulla spiaggia sotto l'ombrellone, dico, ma dove è finita quella divinità? Dice, ma quella era un'interpretazione, Vittorio. Qualsiasi attore o attrice che ho conosciuto nella mia vita hanno avuto un certo tipo di attenzione per l'immagine, ma per l'immagine propria. In genere, ma mai per quello che riguardava l'immagine in generale di un progetto. Devo dire che la prima persona, il primo attore, poi ce n'è stato un altro straordinario, Maximilian Schell, che aveva un grande attenzione, un grande amore per l'immagine, per la fotografia cinematografica. Cioè ci parlavamo, quando tu mi dici che lui avrebbe voluto fare anche la mia... professione di scenografia, sicuramente l'avrebbe fatto forse molto meglio di me, nel senso che aveva un'accuratezza anche culturale che io non avevo a quell'epoca, perché io nel bene e nel male, pur avendo fatto 9 anni di studi tra fotografia e scenografia al Centro Sperimentale, ma non solo in Italia, purtroppo in tutto il mondo, noi veniamo educati in un modo tecnologico, ma non nella conoscenza delle arti, della letteratura, della pittura, che pian piano ho conosciuto nel tempo, quando ho capito veramente che ero in un campo ero coltissimo, in un altro campo ero molto ignorante. Ecco, Lino era colto anche in quello, col tipo di gusto che aveva per l'immagine. Abbiamo parlato tante volte di poter fare dei progetti insieme. Il più grande che voleva fare per vari anni, e i miei figli mi guardavano in un modo molto strano, voleva fare Tiberio Mitri, te lo ricordi? E c'era la sceneggiatura molto bella, ma diceva, Vittorio, non ti preoccupare che io in 15 giorni sono pronto. E io quando lo vedevo sotto l'ombrellone, tutto chiuso, con le cose, con l'acqua calda, con le cose eccetera, dico, la vedo un po' dura. Ma lui dice, stai tranquillo che ce la farò. E ogni volta che telefonava c'era Fabrizio, dice, papà, c'è il pugile. Però io credo che questa promessa che ci siamo fatti prima o poi deve maturarsi, perché penso che il tipo di gusto estetico che hai, a parte quello contenutistico, con quello che ho potuto fare io in questo percorso che ho fatto non soltanto in Italia ma anche in giro per il mondo, debba avere questo incontro. La promessa ce l'abbiamo, ci abbiamo anche il titolo, la sceneggiatura mi sembra che possa funzionare. La parola sta a te adesso. Auguri. Grazie Vittorio. Vincenzo Vita. Io ho conosciuto Lino Capolicchio qualche anno fa, ovviamente l'avevo conosciuto come fruitore, insomma, delle sue numerose e anche variegate, come dire, performance, perché una delle caratteristiche di Lino è che attraversa teatro, il cinema e anima la prima stagione, quella forse migliore degli sceneggiati televisivi, che poi hanno dato luogo, insomma, come un calco fondamentale anche a quello che è successo nel bene e nel male dopo. Quindi Lino Capolicchio era un po' un volto mitico, appunto. Lino Capolicchio
colpisce soprattutto per la sua capacità espressiva molto intensa, ancorché apparentemente molto fredda, con una sorta di straniamento, perché Lino Capolicchio è davvero una personalità del mondo dello spettacolo nella sua dimensione più alta, proprio per quella contraddizione che adesso tu dicevi. A vederlo, a parlargli, è persona umile, gentile, schiva, anzi eccessivamente schiva, ma poi entra nella sua dimensione espressiva e lì cambia la natura proprio della personalità di Capolicchio. Mi ha sempre molto colpito questo elemento. E poi Lino Capolicchio, va detto, insomma, bene non fare solo delle agiografie astratte, una cosa molto, mi ha molto colpito per la sua cultura raffinata. Con Lino Capolicchio si può discutere di numerosissimi argomenti, anche con elementi di riflessione acuta che io ho colto con interesse, perché non conoscevo quella dimensione di Capolicchio, la intuivo, la immaginavo, perché ognuno di noi porta con sé, avrebbe detto McLuhan, insomma, cioè, i segni di quello che è, poi cioè, il volto esprime tanto, ma io non immaginavo che Capolicchio avesse anche una certa passione politica. Passione non è, non vuol dire essere ottimisti, sono due cose molto diverse. Il pessimismo è una dimensione della passione, cioè un sentimento molto forte. Condividiamo un certo pessimismo sulla stagione attuale, però con passione, non con atteggiamento di generico distacco qualunquistico, no, come una cosa che va riconquistata. Ecco, la dimensione della politica, da non intendere come la politica, intendere la mediazione, ma come dimensione della conoscenza. Poi dirò una cosa, infine, Capolicchio, che fa anche il regista, l'autore, con molta, molta cura, l'attenzione ai particolari, e cioè, direi, se posso, un artista di precisione. Non c'è qualche cosa che sfugge al controllo estetico di Capolicchio, curatissimo, persino un po' lezioso qualche volta, molto interessante dal punto di vista culturale. Ecco, piacerebbe che Capolicchio venisse ascritto a quella elite che noi spesso evochiamo quando parliamo della cultura del cinema italiano, ce lo merita. Non è un, adesso un complimento perché sono qui, insomma. Non è mainstream Capolicchio, non è mainstream, cioè non è, non si può dire fa parte della cultura di massa. Ecco, se posso fare un'antinomia, è esattamente l'opposto di Checco Zalone, esattamente l'opposto, cioè quanto lì c'è corrività e facile rispetto ad alcune tendenze, senza nulla togliere alla bravura, insomma, della cultura di massa nei suoi aspetti oggi dominanti dopo 20 anni di berlusconismo, questo è il mio parere politico, tanto Lino Capolicchio invece è straniero in patria, ha una sua specificità che lo rende, con Gianni e con tanti altri, una persona di battaglia culturale. Assolutamente. Ecco, e questo mi pare il punto da sottolineare con grande forza. Dopodiché, grazie dell'invito, perché mi ha dato la possibilità di rendere omaggio a Capolicchio. Io devo anche dire che quando mi è capitato, faccio questo post-scriptum, testimonianza, di parlare con Capolicchio in qualche bar accanto ai luoghi istituzionali in cui il Senato di cui stavo, per me era una cuccagna quando rientravo, perché diverse colleghe e colleghi, donne e uomini, mi dicevano: ma tu conosci Capolicchio? Dico sì, io conosco Capolicchio, ce lo presenti? No, ma non è una battuta, eh? E io dicevo sì, se volete, però è una persona molto schiva, cioè credo che Capolicchio interpreti anche un particolarissimo fascino, come, è vero, irrequieto, ecco, anche un po' curioso e interessante da studiare. Comunque complimenti e grazie.
Allora, questa è, come dire, la sintesi di quello che c'è dietro la fisicità molto british che ti hanno attribuito nel presentare, credo che siano stati quei due laggiù, no? È vero? Siete stati voi a inventare questo slogan per Lino. Allora, Fabrizio. Ovviamente. Fabrizio Corallo, giornalista, scusa, ti presento perché c'è bisogno, visto che in qualche modo sei conosciuto a un ambiente che mi occupo di spettacolo e di cinema in particolare. Autore di un bellissimo documentario su Dino Risi. Grazie a Lino che unisce tanti di noi, perché è di una generosità immensa e i contatti con tutti li tiene ancora lui. Se non perdi di vista qualcuno è perché lui è generoso. Lino è stata una persona determinante per me, e lo è, e continuerà ad esserlo sempre, perché io, giovanissimo cinefil di provincia a Trani, dove vive la mia famiglia, l'ho incontrato nel lontanissimo 75, 40 anni fa, quando lui stava girando un poliziottesco all'italiana di Stelvio Massi, che si chiamava La legge violenta della squadra anticrimine, dove c'era tutto dentro, e abbiamo solidarizzato moltissimo in nome della comune passione per il cinema. Lui era molto colpito dal fatto che io fossi maniacalmente attento un po' alla passione per il cinema. Abbiamo scoperto affinità, gusti comuni, facevamo delle grandi quasi dispute, gare in nome della passione per il cinema che ci legava, e abbiamo fraternizzato, tanto è vero che per mia grande fortuna pochi mesi dopo, a bordo di un tassì preso dalla stazione di Ferrara, sono capitato in piena campagna nelle valli di Comacchio, dove loro giravano La casa delle finestre che gridano, accolto come un pazzo che arriva da chissà dove, da Pupi Antonio, e da un abbraccio caloroso di Lino, perché era per la prima volta la guida verso il cinema che io avevo sempre adorato da ragazzino e che purtroppo per me continuo ad adorare strada facendo. Lino da allora è stato... Fatto esordire anche te. E infatti, poi sono diventato, per mia fortuna, assistente alla regia di Pupi a lungo, in molti film anche interpretati da Lino, e poi col tempo ho cominciato a scrivere, grazie anche a quel signore con i baffi che si chiama Gianni Minà, di cui sono stato anche allievo, e di conseguenza, con tutta l'umiltà del caso, ho cercato di mettermi sulle spalle di questi giganti. Ma la verità è che Lino è sempre stato, anche quando poi mi sono trasferito a Roma, un punto di riferimento sano, perché ovviamente anche con sua moglie Paola Pascolini, con altri amici comuni che si occupavano di teatro, ovviamente venendo da ragazzino dalla provincia non avevo punti di riferimento, e quindi comunque c'è sempre stata da parte sua una specie di calore, di amicizia, di generosità reale nel condividere sia le passioni sia comunque le amicizie, i punti di riferimento, le occasioni di andare a teatro, a cinema, a seguire comunque delle cose che in ogni caso ti avrebbero fatto del bene e fatto crescere. E io sono cresciuto naturalmente anche con i suoi racconti di tutto quello che ha riguardato la sua carriera splendida che aveva comunque caratterizzato il suo lavoro fino a prima che ci conoscessimo. Era partito ovviamente con i grandi sceneggiati televisivi, c'era stata Escalation di Faenza, c'era stata il Metti una sera a cena di Patroni Griffi, Il giovane normale di Risi. Io ho seguito molto a lungo Dino per 20 anni, e quando capitava di parlare con lui aveva grande rispetto e ammirazione. Si sono incontrati in occasione del Giovane normale, tratto dal libro di Umberto Simonetta, ed era una commedia di costume di fine anni 60 che fu un grande successo dell'epoca, e lui appunto nei panni del protagonista era reputato da Risi esattamente quello che ci voleva, non solo perché al momento ovviamente era un attore di noleggio che portava la gente al cinema e che ovviamente anche nelle commedie poteva essere cercato e ricercato come qualcuno che aggregasse il pubblico. E poi di Lino ho dei ricordi molto divertiti. Per esempio, uno che mi ha molto colpito da sempre era quando lui mi raccontava i momenti di enorme successo e popolarità. Ero sempre rimasto, e anche i miei amici di giù al sud ci guardavamo tutti, ma perché l'ha fatto? E insomma, Lino ha racchiuso per me personalmente, ma immagino veramente per la cultura, per il cinema italiano, per lo spettacolo, è stata ed è una persona importante, perché ha fatto bene le cose sempre fin dall'inizio, e ha continuato a farle anche quando poi ci sono state delle occasioni diverse. Ha lavorato non solo
con De Sica e De Santis, che sono veramente i maestri del neorealismo. Ha lavorato a lungo con Pupi Antonio, ha lavorato con Risi, con un'infinità di grandi registi e anche di autori che lui stesso ha contribuito a far conoscere, penso appunto al Faenza di Escalation e ad altri. Però col tempo è stato importantissimo anche il teatro, ha fatto uno spettacolo con Elio Petri meraviglioso, tratto da Miller, e soprattutto ha insegnato al Centro Sperimentale, portando anche ai ragazzi la sua esperienza e portandoli ad amare e ad apprezzare un tipo di lavoro che altrimenti dall'esterno evidentemente non era così facilmente chiaro, se non con l'esperienza di qualcuno che aveva vissuto tutto sulla sua pelle. Dicevo questo a proposito del fatto che per esempio aveva avuto allievi come Francesca Neri, Paolo Virzì e tanti altri attori e registi, e volevo arrivare ai due suoi film da regista che ha lottato tanto per portare a termine e che, come si è visto oggi, perché sono in programmazione, uno credo che ci sia stato nel pomeriggio e uno ci sarà subito dopo, che per esempio hanno rivelato, per quanto riguarda Pugili, un talento come per Francesco Favino, e per quanto riguarda il film sulla figlia di Manzoni, che vedremo più tardi, un altro talento come Alessio Boni. Bravo Fabrizio. Vorrei far dire una cosa ad Antonio Avati, che è stato testimone anche di, come dire, di questo percorso, perché il ritratto che è stato... È fondamentale, certo, ma soprattutto di questo rapporto che è passato attraverso gli 8 film. Come l'hai visto cambiare questo rapporto, se è cambiato? Come hai visto crescere lui, tra l'altro, nell'incontro con Pupi? Ho visto crescere Lino come attore sicuramente, perché da attore molto molto estroverso, attraverso i nostri film è diventato forse un attore più interiore, più minimalista, più la recitazione è sempre stata molto 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 più naturale. Come uomo devo dire che Lino, e di questo nessuno dei presenti ne ha ancora parlato, devo dire che Lino si è sempre dimostrato con noi, ma con tutti, una persona estremamente onesta, estremamente seria, estremamente per bene, non si è mai montato la testa. Veniva da dei film mitici proprio nell'ambito dello star system, come Metti una sera a cena, già citato da Fabrizio, come I finzi contini in un secondo tempo, ma Escalation, film che hanno fatto, che hanno proprio aperto dei varchi nella storia del cinema. È arrivato da noi appunto in questo ambiente molto molto povero e molto molto trasandato, di 12 persone di troupe, in cui io facevo non solo produttore per modo di dire, ma non solo, appunto scaricavo le palanche dal camion, ma facevo gli effetti speciali assieme a Gianni Amadei, ti ricordi Lino, e dipingevamo le finestre delle case degli assassini, e facevo l'aiuto regista, facevo la controfigura della vecchia. E quindi devo dire che Lino, ecco, è stato un amico, un compagno e una persona carinissima, che abbiamo passato molte serate assieme, abbiamo formato anche un gruppo di amici delle Piane, Cavina, Haber, il povero Nick 900 per un periodo, ahimè, purtroppo molto breve, e ci siamo anche tanto tanto divertiti. Grazie Antonio. Allora facciamo parlare Lino, però, perché questo è assolutamente vero ed è bellissimo, ma io vorrei che adesso tu come dire, in qualche modo rispondessi anche o intervenissi su questo ritratto a più voci. Certo, abbiamo scoperto, a parte l'acqua tiepida, no, ma c'è anche di peggio. Sì. E dire che sei un leone, sei nato. Sì, in ma agosto, io sono un leone sul palcoscenico e sul set. Ah, ecco, leone, ecco, nel senso che è nato nel pieno di agosto. Lì divento un leone. Prima che voi mi santifichiate definitivamente. Appunto. Io vorrei che tu facessi anche delle autocritiche, di qualcosa di. No, ma io non sono simpatico. Allora, la prima cosa da dire è che io non sono simpatico. Ma non sono simpatico per una forma di difesa, cioè io sono una persona molto fragile psicologicamente, e allora per difendermi ho bisogno di sentirmi tutelato.
Io sono terrorizzato dalla gente, ma non sul palcoscenico. Io sono palcoscenico a 21 anni con la regia di Strehler al Lirico di Milano, ho affrontato 2000 persone, ma se io devo affrontare nella vita 2000 persone non ce la faccio. Cioè la gente non riesce a capire che gli attori in realtà sono molto timidi, sono delle persone timide. Tu non fai l'attore. Cioè, io diffido delle persone estroverse che fanno gli attori, che sono estroversi, diffido moltissimo. I grandi talenti li ho sempre visti in persone di una timidezza assoluta, che poi quando è il momento di recitare si spogliano di quella timidezza e tirano fuori quello, se hanno un'anima la tirano fuori, ma insomma non è così facile. Minà lo conosco nel 61 a Torino, io all'epoca stavo a Torino, e un mio amico che faceva la cronaca nera alla Stampa mi dice, guarda, scusa, dovevamo andare a cena, mi dice, guarda, devo portare al Tutto Sport un articolo a un mio amico. Allora io ero intimidito e lui mi dice, no, sali, vieni anche tu che te lo presento, vieni anche tu che te lo presento. E vedo un ragazzotto tutto Ricci, con i baffi, simpaticissimo, che mi sorride, senza sapere che io non sono così facile, no, a diventare amico di qualcuno. Allora e lui mi dice, cosa fai? E dico, no, io sto per fare l'esame all'Accademia fra qualche giorno, all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. Vuoi fare l'attore? Sì, vorrei fare l'attore. Ah, bravo, complimenti. E ci salutiamo. Ci incontriamo 3 anni dopo, all'angolo di Via Vittoria, dove io facevo il saggio finale all'Accademia, al bar, e io ho detto, ma io te ti conosco, anch'io a te ti conosco. E gli ho detto, guarda, ci siamo conosciuti secondo me a Torino, tu sei, cosa fai, il giornalista? Sì, faccio il giornalista, anzi adesso entrerò in Rai. E tu? Ma io sto per finire l'Accademia, che sono stato preso e sono protagonista di questo saggio finale. Ah, bene. E poi ci siamo rincontrati sempre, perché poi la box è stata il collante della nostra vita, e io andavo sempre agli incontri di box e c'era sempre lui. Invece con Pupi Avati, Pupi mi telefona un giorno, io ero molto divo all'epoca, devo dirlo, molto divo, molto presuntuoso e molto antipatico. E mi telefona un ragazzo che dice, mi chiamo Pupi Avati, vorrei incontrarla. Ah, bene. C'erano tante persone che mi volevano incontrare, ho detto vabbè, uno più uno meno, e mi dà un trattamento che si chiama Fuori dal Bosco di Erpin. Io lo leggo, lo trovo estremamente interessante, mi piace tantissimo, è un film, oggi si direbbe fantasy, e lui dice, il vecchio, il padre, tu fai il figlio, il padre lo fa Alec Guinness. E allora lui andava con questa proposta dai produttori e diceva, Alec Guinness benissimo, Lino Capolicchio benissimo, bisognerebbe trovare il regista però. No, e lui diceva, ma no, veramente il regista vorrei farlo io, ma non se ne parla nemmeno. Passano gli anni e sempre Pupi mi sollecita a fare qualcosa con lui, finché un giorno mi porta un trattamento di 80 pagine, io non lo leggo, mi arrivavano 5 copioni al giorno, non avevo il tempo, allora dico alla mia moglie all'epoca, e dico, scusa, puoi leggerlo tu? E poi il giorno dopo le chiedo, com'è questa cosa? Ma guarda, io stanotte non sono riuscita a dormire dalla paura. Allora la cosa mi ha incuriosito, io ho detto, allora lo voglio leggere subito, agghiacciante, è uno delle cose più agghiaccianti che ho mai letto. E allora e lui ha detto, ma guarda che io sto scrivendo la sceneggiatura e fra poco te la do. E poi improvvisamente lui mi dà questa sceneggiatura, gliela restituisco e poi questa sceneggiatura sparisce, non si trova più. Siamo andati avanti mesi a cercare la sceneggiatura che non si trovava. Poi un giorno il figlio più piccolo, giocando sotto un tavolo, ha trovato finalmente questa sceneggiatura e abbiamo fatto il film. Però c'è un episodio che mi colpì moltissimo. All'epoca, successe proprio all'epoca, ero impazzito per un pittore particolare, insomma, espressionista, anticipatore, simbolista anche,
che si chiama Alfred Kubin ed è un austriaco di origine boema. Io ho fatto tutto un viaggio all'Albertina a Vienna, il direttore dell'Albertina mi diceva: scusi, ma lei perché non si occupa di Caravaggio, di Raffaello, perché Kubin? Ma lei è italiano? Ma, no, veramente sono di Merano io. Ah beh, allora capisco. Insomma, e vado da Pupi, incontro Pupi perché parlavamo di questa sua cosa, e gli dico: sai Pupi, io cerco un libro che non riesco a trovare, che si chiama Demoni e visioni notturne, scritte da questo Kubin, edito dal Saggiatore, però esaurito, non si trova assolutamente, sono disperato. L'indomani mi chiama e mi dice: scusa Lino, vuoi venire un attimo da me? Io vado e lui mi dice: è questo il libro che cercavi? L'avevo disperatamente cercato per mesi e mesi e mesi, e lui di notte si era detto: ma forse io una cosa del genere ce l'ho. E allora io l'ho guardato e ho detto: ma questo cos'è? Un presagio? E cioè, dobbiamo assolutamente allora fare un film insieme. E così è stato. E poi, naturalmente, io l'ho sempre visto come... Siccome io ho avuto un rapporto terrificante con mio padre, allora per me i registi erano come una sorta di padre putativo. E Pupi, nonostante non abbia tanti anni più di me, lo vedevo insomma come una sorta di papà. E lui è molto simpatico. Lui è terrificantemente simpatico. Guarda, se cioè, lo dice lui, anche da solo. Vedi? No, lui è di una simpatia assoluta, proprio assoluta. Allora, come sempre, le persone... Io capivo che con lui c'era una sensibilità comune, espressa in maniera diversa, perché io sono di... Lui è di Bologna, io sono altoatesino, e quindi sono un crucco. Però c'era una sensibilità comune, e su questa sensibilità, insomma, poi abbiamo giocato le nostre carte insieme, è andata avanti, abbiamo fatto 8 film, è stato bellissimo, è stata un'avventura non soltanto di cinema, ma soprattutto è stata un'avventura di vita. Senti, quanto ha contribuito a renderti presuntuoso, come dicevi, un po' antipatico, un esordio bruciante, come cioè, anche un debutto come Escalation? Sì, allora, Escalation... 68, sì, quindi, no, sì. La cosa stupenda di Escalation è che io vado a fare... mi presento a Faenza, la mia agente mi dice: guarda, c'è un giovane regista, cerca il protagonista assoluto del film, vai. Io mi presento, ero biondo ossigenato perché ho fatto 2 anni un ospedale in teatro, 2 film biondo ossigenato, e mi presento biondo ossigenato con i capelli lunghissimi, e lui mi guarda e mi fa: mi parlano molto bene di lei, ma lei ha un'aria da frocio e da drogato. Io ho detto: beh, grazie, arrivederci, non so che devo dire. E me ne sono andato. Dopo, nel frattempo, le cose, quindi io ho detto: questo film non lo farò mai. Le cose della vita sono strane, perché Bolchi mi vuole in televisione per fare Morte di un commesso viaggiatore, la parte di Bliff, con Stoppa e la Morelli, quindi grande occasione. E io sto per dire sì alla televisione, mi telefona il produttore del film di Faenza e mi dice: Zaccariello, guarda, allora c'è stato un ripensamento, lei domani dovrebbe venire a Cinecittà a fare un provino. Ma no, guardi, non credo che Faenza mi veda come il fumo negli occhi. No, guarda, non si preoccupi, lei venga. Insomma, io faccio il provino e poi aspetto questa telefonata che non arrivava mai, perché allora bisognava sviluppare la pellicola, insomma c'erano tanti problemi prima di vedere il risultato. Io avevo l'appuntamento con una ragazza che mi aveva sempre detto no, finalmente mi dice sì, però sono in ritardo perché aspetto questa telefonata. Poi improvvisamente, quando ormai perdo tutte le speranze, squilla il telefono, era il produttore, mi dice: senta, lei ha vinto il provino, venga domani mattina che le faccio un bel contrattino. Nel 1967 mi ha fatto un assegno di 3 milioni e io non credevo ai miei occhi. Telefonato a mia madre, ho detto: mamma, non lo so, c'ho un assegno in mano, ma non capisco se è vero o se è finto. Era vero. E allora faccio Escalation, vinco il Globo d'Oro della stampa estera, candidato al Nastro d'Argento insieme a Volonté e a Tognazzi, che insomma non l'ho vinto, però ero in una bella terna.
candidato alla Grolla d'Oro, insomma, e ho un successo strepitoso. E allora una mia amica mi ha detto: ma sei sempre tu quello che io vedo? O è un'altra persona? Ma no, sono sempre io. E che poi il successo naturalmente cambia i rapporti, anche inevitabilmente, insomma. È vero, io mi ricordo questa cosa che tu hai raccontato recentemente, poi col film restaurato abbiamo avuto occasione anche di incontrarci per parlarne alla presentazione del film. Quindi Finzi Contini, proiezione a Gerusalemme. Sì. E Golda Meir cosa ti disse? No, io stavo vicino, ma dilla questa, ho cenato sembra... insieme accanto a Golda Meir, e quindi era inevitabile che lei mi parlasse. Sì. E io ero, insomma, abbastanza, ero un ragazzino, insomma, imbarazzato. E lei mi ha detto: mi scusi, la mia domanda, ma lei è ebreo? Lì non sai bene come rispondere, perché dici: cosa dico? Dico la verità? Ho detto: guardi, non mi risulta, però forse, chi lo sa, non si può mai dire. No, perché questo detto, era perché aveva trovato l'interpretazione. No, perché ha detto: guardi, lei mi è piaciuta moltissimo come ha interpretato il ruolo, sembra veramente un ebreo. E io ho detto: no, guardi, veramente, non sa, non si sa mai, può darsi che qualche antenato. No, detto questo, un'ultimissima cosa, invece... Sulla commedia hai detto sempre delle cose, cioè che non ti piace la commedia. No, non mi piace. Sarebbe una tortura per no, te. No, questo. No, ma io ho fatto la commedia. Però insomma ti piace di più. In questa retrospettiva ci sono anche delle cose. Mi dispiace che non ci sia Il Giovane Normale, mi dispiace che non ci sia D'amore si muore, mi dispiace che non ci sia un film meraviglioso che si chiama Il Mondo degli Ultimi. Di Gian Buturini, un film bellissimo sul mondo contadino. Comunque, no, guarda, allora vuoi saperla tutta? Sì, diciamo. Allora, non mi piace perché in Italia non si fa la commedia in genere, si fa la farsa. E io amo la commedia. Cioè, insomma, il mio ideale a parte Billy Wilder e Lubitsch. Ecco, cioè, mi piace quel tipo di commedia, molto elegante. Qualche volta c'è riuscito Woody Allen, insomma, ecco, quella roba lì. Poi devo dire, insomma, l'unico che mi fa veramente ridere nella vita è Chaplin, che considero il più grande genio che sia mai apparso su uno schermo, ecco. E poi mi piace il cinema muto. Credo che il grande cinema sia col cinema muto. Il cinema muto abbia già fatto tutto. Il grande cinema era già stato fatto, e quindi forse si poteva anche fare a meno del sonoro, perché vedo certi film muti che da rimanere a bocca aperta. Vogliamo chiudere con questo? Direi di sì. Un grande applauso a Lino Capolicchio, grazie a tutto, a questo meraviglioso tavolo che devo dire ha contribuito a dipingere un ritratto molto molto vicino alla realtà, forse l'ha anche superata un po' la realtà, ma ci è piaciuto. Grazie a tutti e buona visione per il resto.